In preparazione del Kippur, tra le cose preziose che possediamo negli archivi, nel museo della nostra comunità, c'è questo quadro, questa tavola che affissa nella stanza del rabbino e nella quale si ricorda con molta eleganza la costituzione di un gruppo particolare, una sottoconfraternita. Un gruppetto di persone che nel 1825 si impegnano la notte del Kippur a rimanere svegli almeno per qualche ora per leggere un componimento poetico molto antico chiamato il Keter Malchut di Ibn Gebirol, che è un testo di lode al Signore che si usa a leggere appunto la sera e la notte del Kippur. Quindi c'era era stata creata una sorta di associazione nell'ambito della scuola catalana che si riuniva tutte le notti di Kippur. Questo faceva parte delle varie cose che avvenivano nel ghetto di Roma a Kippur, di cui è rimasto anche qualche segno, come per esempio l'imbussolamento che si combinavano matrimoni proprio il giorno del Kippur. Le vasche che un tempo si facevano di fronte al Bet HaKnesset, alla fine della tefilà, in qualche modo sono un residuo di quel passato. E in questa tavola ci sono dei nomi abbastanza selezionati, in quanto venivano registrati nella scuola catalana, e ci sono tutti i cognomi scritti secondo la tradizione degli ebrei romani. E andando così in ordine abbiamo Ingattegna, Ianav, Viperno, Toscano, Di Porto, Corcos, Ashkenazi, che è una delle due varianti di tedeschi. Abbiamo gli Ashkenazi e i Tzadik, entrambe famiglie tedeschi, Rossello, Cammeo, Modigliani, Shalom che è pace, Beruchim e Benedetti, Pitigliano, Scazzocchio, Tagliacozzo. Vedete tutti i nomi. Qualcuno si è esaurito a Roma, ma altri ce ne sono ancora. Qua abbiamo Fiorentino della Seta, Panzieri, Astrologo, Spizzichino, Tagliacozzo, Moscato, Corcos. Ci sono vari disegni che compaiono, Missegni, Campagnano, Sessa, Fano, Di Castro, Binà che sarebbe Abina, Menasce, Calò, Di Porto, Trionfo. Zevi, ecco, questo è un bellissimo. Ah, e infine, non l'abbiamo citato, c'è un Cohen e c'è un Bises. Ecco, questo è un quadro molto interessante della struttura della comunità ebraica di Roma, che fa pensare a cosa c'era un tempo e cosa c'è adesso. Per fortuna ancora teniamo in modo vitale la nostra comunità. Con gli auguri di Khatimatova.